tutti e benvenuti nel nostro primo video di Roblox! Roblox? Sì, siamo su Roblox! Guarda quanto siamo carini, vicini, vicini! Pensavo stessimo giocando a Hello Kitty. Hello Kitty? Beh sì, effettivamente tu hai le orecchie di Hello Kitty. È vero, proprio come le mie cuffie nella vita reale, sono bellissime. Il mio personaggio invece è super stiloso e indossa una maglietta all'ultimo grido. Guardatela quanto è bella, la maglietta Poppit. È vero, devo dire che sono un po' invidiosa della tua maglietta. C'è da dire una cosa, i nostri personaggi sono incredibili e finalmente stiamo per incominciare una nuova avventura insieme. Era da tanto che non portavamo i videogiochi, infatti mi sono mancati molto e mi sono esercitata quest'estate con Minecraft, quindi sarò bravissima anche con Roblox, anche perché stiamo per fare un parkour, quindi sarà ancora più difficile. Eh già, un parkour Poppit. Mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per i nuovi video di Roblox e consigliateci nei commenti qualche minigioco da fare. Ok Batti, ti farò vedere le mie bellissime abilità da ballerina di parkour. Guarda, ok? Sono bravissima! Sto facendo tutto il livello senza cadere! Wow, sono proprio brava. Wow, ma sei stata bravissima! Però ti vorrei ricordare una cosa: io sono il re dei videogiochi, quindi ti supererò in un nanosecondo! Woohoo! Oh. Ah, sì, proprio in un nanosecondo sei caduto giù e hai perso. Vabbè, in realtà l'ho fatto per un motivo giusto. Mi sono buttato di sotto e ovviamente l'ho fatto apposta perché mi sono ricordato che oggi mancano solamente 5 giorni! 5 giorni al momento più importante dell'anno! È vero, se ancora non avete preordinato il libro di Ninna e Matti, il portale magico, potete ancora farlo, però tra ben 5 giorni, ovvero il 30 settembre, uscirà in tutte le librerie d'Italia e non vediamo l'ora! Esatto, vi aspettiamo proprio dentro le librerie perché dal 30 settembre finalmente potrete chiedere la vostra copia del libro in tutti i negozi d'Italia! Sarà emozionante! È vero, non vediamo l'ora, però ora voglio vedere come fai il livello. Sto arrivando, Ninna, guardalo, guarda come è partito. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e 7, vedi? Ah, oh, sei stato bravo solo per ora però, perché da ora sarà ancora più difficile. Ehi, guarda, davanti a noi c'è un Poppit rosa. No, è rosso. È rosa? È rosso. Ma secondo me è rosa. E secondo voi, ragazzi, che colore è? Scrivetelo qua sotto nei commenti, secondo me è rosso. Vabbè, sai che ti dico, vado avanti io, ciao. Ok. Ok. È molto difficile questo pezzo. Io sono arrivato. Questi livelli sono troppo semplici per me. E ah, sì? Sì, sono facili. Guarda, vado avanti senza problemi. Ninna? Sì? Dove sei finita? No, sto un attimo guardando il cielo. Mi sa che qualcuno qui è caduto di sotto. No, ti sbagli. E ora ti sto anche superando. Oh, ok, bene, bene. La gara si fa interessante. Se superiamo questo livello arriveremo al Poppit verde. Ok, allora non vedo l'ora perché il verde è un colore che mi piace molto. Ok, sto arrivando. Ce l'ho fatta, molto facile, vero Ninna? Ninna? Sì? Ma che fine hai fatto? No, Matti, oh, è più difficile del previsto questo livello, va bene? Non ci posso credere, sei proprio una falsa chiotta anti-parkour. Sì, sei una falsa chiotta anti-parkour. Ninna, non devi toccare questi bastoncini colorati. Ho capito, ma non è facile. Ok, vai che ce la fai. Oh, okay, bravissima. Ma ora è ancora più difficile. Dobbiamo saltare sui pop. Ok, allora lo sai cosa devi fare per saltare su questi pop? No, Ninna, cosa devo fare? Devi fare il verso dei Poppit, quindi ogni volta che salti farai. Ok, va bene, vado avanti io. Ok. Ok, allora 3, 2, 1. È facile. Pop. 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 Pop, ce l'ho fatta! Mi sto impegnando molto, ti devo dire la verità, il parkour non l'avevo mai fatto. Bravissima Ninna, bravissima. Comunque non so se l'hai notato, ma ho un nuovo taglio di capelli. Sono no il più figo di Roblox? Sì, beh, sì, stai bene, però ho visto uno che era molto più bello di te. Però non ti dico chi. Come, hai visto qualcun altro? Ehi, che guarda che ti raggiungo! No.
No, no, io sono più brava di te, Motti. Questi sono Lego Poppit? Sì, sembra praticamente un mattoncino Lego, però in realtà è un Poppit, credo. Ok, sono arrivato, stai tranquilla. Stiamo andando benissimo comunque. E questi cosa sono? Dei pesci giganti? Ehi, aspetta, guarda cosa c'è sulla sinistra. No, Matti, mi sto impegnando troppo. Vabbè, c'era un Poppit azzurro, bellissimo, il mio colore preferito. È vero, è molto bello. Arrivo, Dove sei, Matti? Ho fatto un viaggetto. Un viaggetto con questi pesciolini volanti. Ok, arrivo, eccomi qui. Mamma mia, sono proprio bravo. Ma questi sono i famosissimi Poppit a cilindro? Sì, sono proprio quelli. Io non sono caduta nelle tenebre, ho fatto solo un viaggetto giù per vedere come stavano i pesci nell'acquario. Ma se io passo da qui, scusa un attimo, è molto più facile. Sì, che sei un falsacchiotto. Già, guarda qui, sono arrivato. Matti! Dai, ce la puoi fare. Ma è difficile! Brava Ninna, bravissima. Aspetta un secondo, ma se io faccio questo... Aspetta un secondo, devo un attimo capire una cosa. Se io faccio questo... Oh, ok. E poi faccio questo, cosa succede? E cosa hai fatto? Non hai visto niente? Sì, sono morta! Come hai fatto? È stato l'errore del gioco, secondo me. No, voglio saperlo. Andiamo avanti, ci sono Dai, i Poppit a cerchio! Oh. Guarda! Non ci posso credere! Sì? Puoi fare il pop! Oh, è bellissimo! Vai, poppiamoli tutti! Ok. Ma si rialzano poi i pop, quindi sono letteralmente dei Poppit infiniti, guarda! Salto, vado avanti e via! Sto poppando tutto lì, no. Oh, Matti, ma che è successo? Ehi! Hai fatto tutto il Poppit e hai perso? Aspetta un attimo, brutta falsacchiotta che non sei altra. Hai utilizzato la mia stessa strategia. No, io nessuna strategia ho usato. Io sono pulita come un angelo. Giuro che se ti prendo... Sto arrivando, te lo dico, sto arrivando. Non credo, Matti. Non hai scampo. Più lento di me. Non hai scampo, te lo dico, non hai scampo. Ti sto ragionando, mamma mia, sei fregata, te lo dico. Ah, sì? Che cos'è? Una minaccia minacciosa? Oh no! Uffa, sono caduto di nuovo! Perché non sei capace? Questo livello è troppo difficile per me, ce la devo fare però, dai. Ninna, ti prego, posso chiederti un favore? Sì? Potresti dirmi come hai fatto a superare questo livello con sti stecchini Poppit? Te l'ho detto, mi sono allenata, ma quello non è il livello peggiore, credimi! Sono caduta di nuovo, Ninna, non ti riesco a raggiungere, ma sei diventata troppo brava! Sì, ciao Matti, ti saluto, io diventerò la regina di Roblox. La regina di Roblox, assolutamente no, è il mio gioco preferito da adesso è Roblox e io devo essere il migliore sul mio gioco preferito. Ah sì? Vabbè, non sono morta, ho solo fatto un tuffo nell'acqua. Io ci sono quasi... Sto arrivando, manca solo l'ultimo pezzo. Sei, ce l'ho fatta. Ok, molto molto bene. Ti vorrei dire una cosa, Ninna. Sei letteralmente davanti a un Poppit arcobaleno. Sì, lo so, l'ho visto, è bellissimo. Aspetta che ti raggiungo, Ehi, Matti. Sì? Tu sai come mi chiamo su Roblox? No, sinceramente no. Mi chiamo Ninna Pinna perché Ninna fa rima con pinna e pinna fa rima con ninna. E invece sai come mi chiamo io? Come? Il mio nome è Mattino Inoti. Ma stiamo facendo rima con i nostri nomi! Sì, è vero, è bellissimo, no? Sì. Ma aspetta, Ninna! Sì? Guardami! Matti, che cosa stai facendo lì? Io sono incastrato! E io sono caduta. Sono incastrato in un Poppit. Sono riuscito a risalire. Non ci posso credere, ma questa è stata la giocata più incredibile del secolo. Aspettami, dai, che ti ho quasi raggiunta. Matti, non se ne parla. E dai, ti prego, voglio raggiungerti. Ok. Andiamo insieme come una vera coppia felice. Solo che non ti vedo, vuol dire che sei morto, appunto. Sì, lo so, sono caduto di nuovo. Sai che cosa ti dico? A me questi Poppit su Roblox non piacciono. Preferisco giocare con quelli nella vita reale. Anch'io lo vorrei uno nella vita reale.
solo che qui non ce l'ho. Esatto, perché io prima di iniziare a registrare mi sono preso il Pop-It granchio per giocare nella mia postazione da gaming. Uffa, allora sai cosa ti dico? Mm-hmm. Completerò tutta la mappa senza di te. Cosa? Sì. Aspetta un attimo. Sto arrivando. No. Ok. Vincerò per i miei fanzacchiotti. Vincerò io. Sto arrivando. Matti? Sono dietro di te, Ninna. No. Oh, oh. Ti ho raggiunta. Guarda Matti. Dietro di te. Oh. Matti? Mi no. sa che devi andare tu. Io mi rifiuto di fare quel livello. No, tocca a te. Aspetta un attimo, Nina. Voglio provare a fare una cosa, perché qua ci sono altri comandi, tipo questo. No, vabbè, no. Ma costano tutti tantissimi Robux, si chiamano. Vuoi acquistare Magic Rainbow Carpet? Che cos'è? Aspetta un attimo, Ninna. Cosa succede se lo compro? Io non lo so, Matti. Ninna, l'ho acquistato, ma non è successo... Non è successo niente! Ninna! Matti, hai sprecato tutti i tuoi Rob soldi. Vabbè, sì, sicuramente ci sarà un modo per utilizzarlo, ma non è questo il momento. Comunque questo livello è difficilissimo. Sì, è vero. Io ti sto cercando di seguire, ma... No! Ci sono quasi. Questo non è un Pop-It comunque, Ninna. Quale? Questo livello, dico, non è un Pop-It. Questo è un fidget toys. Sì, un fidget toys un po' troppo lungo per i miei gusti. Aspetta, ma stai vincendo? Ci sono quasi. Ti prego. L'ultimo pezzo. Sì, ce l'ho fatta. Ehi, ciao Ninna, come stai? Dai, Matti, non prendermi in giro. Mi sta venendo l'ansia. L'ansia, ma no, devi stare tranquilla, è tutto ok, non ti butterò di sotto appena arrivi. Matti. No, scherzo, non lo faccio, so che questo livello è troppo difficile. Meno male. Qui ci sono dei pop palloni invece. Sono giganteschi, oddio, voglio provare. Oh, è divertentissimo. Questo sì che è un livello divertente. Io l'ho fatto comunque ed è stato più facile del previsto, mia cara Ninnuccia. Sì, sto arrivando. Vieni, ti aspetto con ansia. Ok, guarda invece qui davanti a noi cosa c'è. Oh, sto andando più forte di te. Sì, certo, come noti. Uffa. Ride bene chi ride ultimo. Invece io adesso sono sui Pop-It quadrati. Ma perché il mio personaggio fa delle pose incredibili come se fosse un modello? Cioè, Ninna, vieni da me, guarda. Ma sei caduta di nuovo? No, è solo un'impressione, Matti. Sì. Sto arrivando! Guarda, il mio personaggio è letteralmente in volo. Perché il tuo personaggio bara. No, non bara, indossa solo una maglietta Pop-It. Bara come te, che sei un barone. Guarda che ti raggiungo. Ecco, appunto, sei caduta di nuovo di sotto. Vedi, quando dici le falsacchiottitudini, ecco cosa succede. Oh yes e oh yes. Ma questi livelli sono troppo facili per un esperto come me. Matti, comunque questo è il Pop-It parkour più bello del mondo. Secondo me è tutto coloratissimo. È vero, hai ragione. E io ti voglio proporre una sfida. Cioè? Se riesco ad arrivare prima di te alla fine di questo parkour, che tra l'altro lo vedo, guarda, lì in alto davanti al Pop-It rosso c'è la fine. Oh, sì, la vedo anch'io. Ecco, beh, se arrivo prima di te, tu mi compri una maglietta Pop-It nella vita reale. Ok, però se arrivo io prima di te, tu mi compri 100 Pop-It e un cornetto Canutella. 100 Pop-It e un cornetto Canutella? Sì, ti devi impegnare. Oh mio Dio, ma sono tantissimi. Ma questo livello è facilissimo, cosa succede se... Ecco, appunto, lo hai fatto tu al posto mio. Uffa. Mi sa che qualcuno qui riceverà una maglietta Pop-It per il compleanno. Forse no. Non ci sperare. Ok, ci sono quasi. Oh yes, ce l'ho fatta. Ma questo è un portale. Ninna? Sì? Non è che per caso davanti a noi abbiamo il portale della nostra casa, però in Roblox? Spero di no, Matti, perché... non riesco! Senti, Ninna, mi dispiace, ma io non ti aspetto più. Ho deciso che voglio arrivare alla fine e ci arriverò. Uffa, Matti, sei un vero falsacchiotto. Ok, probabilmente non ci arriverò così facilmente. Ma come si fa a questo livello? È difficilissimo. Devi vedere quello dove sto io, invece. Mi divido in 300 pezzetti. Matti, mi è caduta la testa. Anche a me, più di una volta. Però adesso ce l'ho fatta, molto bene. E qui cosa dovrei fare? Oh, cosa?
Ma io non capisco. Devo andare da qui? Neanche da qui. E allora sarà la strada verde quella giusta, sì. No! Vabbè, ma questo livello è troppo difficile. Ninna, a te come va? Non molto bene, Matti. Oh, dai, ma il gioco mi vuole male. Oh, io invece sto andando avanti, secondo me è il blu. No, non era il blu. Allora, verde, blu, rosso e poi verde. Neanche, era di nuovo rosso. Matti, che c'è? Non riesco a fare questo livello. Dai, Ninna, basta che non tocchi. Ecco, appunto, non devi toccare quei rettangolini, è facilissimo. Non riesco. Va bene, allora andrò avanti io per te. Ed eccolo qui, il mio livello è stato completato. Ok. Ok, e ok, sì. Sai che ti dico? Uh-huh. Mi arrendo. Ti arrendi? Sì, mi arrendo perché è difficilissimo questo livello. No, Ninna, dai, ma sei o no la regina dei Poppit? Forse no. Vabbè, allora sai che ti dico, mentre io vado avanti, tu leggiti un po' di Ninna e Matti al portale magico, che forse è meglio. Hai ragione. Ok. Uh-huh. Io invece sto facendo un cilindro. Matti! Che c'è? Matti! Hai completato il livello? No! Ho finito il libro, l'ho letto tutto, è bellissimo! Tu mi stai dicendo che hai letto il libro in 5 secondi. In realtà mi mancava solo una pagina, purtroppo. Ah, ok, ebbene. Se vuoi ti dico la fine. No, non mi dare spoiler, per favore, lo voglio leggere io dal 30 settembre. Sei sicuro? Sono sicuro, e fammi concentrare perché qui qualcuno non si è ancora arreso. Forse devo andare qui? E poi devo andare qui? No, neanche. No, vabbè, comunque questi livelli poppettosi colorati, cioè, mi stanno facendo impazzire, è troppo difficile. Forse devo andare qui? Poi devo andare qui? No, è troppo difficile perché ti devi imparare tutte quante le sequenze a memoria. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, vado a destra o a sinistra? Destra o sinistra? Ninna, dimmi destra o sinistra? Beh, destra ovviamente, io ti guardo da qua, da lontano. Ti prego, dimmi che sia giusto. No! Ti odio. Grazie. Era così, 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 così. Ecco qui, adesso ce l'ho Matti. Fatta. Che c'è? Sei sicuro di voler arrivare alla fine? Non è bello arrivare alla fine, perché magari non riceverai quello che vuoi. Sì, ma guarda quanto sto andando veloce. Sì che arriverò alla fine così. Sì, è vero, ti vedo. Guarda, io sono qui. Sono appena caduto. Ciao. Dove sei? Qui, Matti. Wow, ma sei lontanissima. Comunque, se tu leggi in alto c'è scritto finish for a surprise, che significa finisci per una sorpresa. Uh-huh. E quindi devo assolutamente finirlo, perché magari mi regalano la maglietta Poppit. Ah, quindi non te la devo più regalare io, te la regalano loro, giusto? No, tu mi regalerai i pantaloni. Ah, ok. Ci sono quasi. Ok, ok. Ok. Sì, sono velocissimo. Sono quasi alla fine. O forse no, manca ancora un po'. Matti, come va a te? Benissimo, mi ha appena chiamato il signor Poppit. Il signor Poppit? Che cosa ti ha detto il signor Poppit? Mi ha detto che mi regalerà 1000 Poppit gratis. 1000 Poppit gratis? Mi ha chiamato proprio ora. Ehi, aspetta un attimo, ma com'è possibile? Io sto andando meglio di te. No. Mi ha detto che dato che sono una passeggiata lo farà solo per me. Io invece ho appena perso i capelli. Vabbè, senti, sai che ti dico? Se andassimo a giocare con i Poppit nella vita reale. Sì, io mi rileggo per la settima volta il nostro libro, Ninna e Matti, il portale magico. Falzacchiotti, fateci sapere se volete nuovissimi video su Roblox, ma soprattutto ricordatevi di preordinare il libro, manca davvero pochissimo tempo ancora per avere la sorpresa. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!